Per una ragazza abbracciare questo tipo di vita significa andare oltre ciò che si vede, oltre ciò che il mondo può offrire perché lei possa realizzarsi, ma c'è tutto un cammino da fare per questo. Sicuramente le ragazze hanno lasciato a noi una grande sfida. Perché? Perché noi, suore consacrate, ci siamo incontrate, anzi scontrate in un primo momento, con un mondo così lontano da noi, perché in genere le ragazze che noi incontriamo hanno già un cammino umano e anche di fede. Questo scontro è stato per noi un momento in cui abbiamo allargato gli orizzonti e abbiamo capito che il Signore Gesù vuole avvicinare tutti. Certamente i commenti positivi hanno tenuto conto di tutto l'impegno che le sorelle hanno messo in questa avventura e certamente ci ha fatto molto piacere. Per quanto riguarda invece i commenti che sono stati negativi, vorrei invitare queste persone o queste giornaliste anche a raccogliere più elementi prima di fare un giudizio, raccogliere elementi soprattutto guardando il docu-reality dall'inizio alla fine, perché fare delle critiche negative, prima ancora di vedere come si è svolto questo cammino delle giovani nella nostra comunità, e mi sembra un pochino affrettato. Allora, invito a guardare prima tutto il programma, tutta l'avventura vissuta insieme, e poi ne potremo riparlare.